Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Video wrap up del mese di giugno, quindi ci mettiamo belli comodi perché c'è un po' da chiacchierare. E prima di cominciare vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo acquistando i titoli di cui vi parlo o cose vostre a piacere, libri ma non solo, dai link di affiliazione Amazon che vi lascio nel box info. Vi lascio sia i titoli per ogni libro, cioè i link per ogni libro, oppure il link generico dove fare i vostri acquisti. Oppure potete offrirmi un caffè simbolico tramite il sito Ko-fi che vi lascio sempre qui sotto. Cominciamo! Il primo libro che ho letto nel mese di giugno è stato I figli della tempesta di Francesca Noto, che inizialmente avrei definito come un fantasy di tipo urban, ma in realtà poi andando avanti con la lettura è un po' a metà tra un urban e un fantasy un pochino più classico. Seppur possa leggersi in maniera perfettamente autoconclusiva, si tratta del secondo volume di una serie di cui il primo volume parla dei genitori del protagonista di questo libro. I figli della tempesta ha per protagonista il 17enne Nathaniel, che è per metà un norreno, quindi fa parte di una discendenza di persone venute da un altro mondo e con poteri particolari. Proprio all'inizio della storia si risveglia in lui il potere di guarire e di scatenare fulmini. Oltre a ciò, Nathaniel è al centro di una profezia che lo vede fondamentalmente come salvatore del mondo. Il giorno in cui si risvegliano in lui i poteri di Norreno, Nathaniel conosce il giovane Winter, un ragazzo poco più grande di lui, un ragazzo albino con delle particolarità che sembrano ricollegarlo in qualche modo al mondo da cui proviene la discendenza di Nathaniel. Il ragazzo infatti ha una forza pazzesca, combatte benissimo senza che nessuno glielo abbia insegnato e in generale apprende con una facilità e una velocità sbalorditive. Oltre a ciò sa creare un portale che conduce in un altro mondo. Un giorno i due finiscono al di là di questo portale che inaspettatamente si richiude imprigionandoli in un mondo sconosciuto, antico, medievaleggiante, e devono trovare il modo di tornare a casa. Si tratta di una storia che ho trovato molto carina e scritta piuttosto bene. Non mi è piaciuto il fatto che l'avventura dei due protagonisti viene facilitata troppo da alcune cose, come appunto il fatto che Winter impari tutto velocissimamente, anche se viene spiegato il perché, oppure che Nathaniel, per vari motivi che non vi sto a dire per non spoilerare, riesca in alcune occasioni a parlare, a comunicare a distanza con compagni di viaggio, in modo che magari lui si ritrova in difficoltà, noi pensiamo oddio cosa, come farà adesso a uscire da questa situazione, invece no, riesce a comunicare a distanza con i compagni che insomma riescono a mettersi d'accordo per risolvere la situazione senza troppi drammi. Se mi conoscete lo sapete, in generale io voglio vedere difficoltà vere in una storia simile, non che il tutto venga risolto quasi con uno schiocco di dita, perché i due determinati personaggi riescono a comunicare poi per motivi diciamo un po', secondo me un po' tirati, come se fossero al telefono. Ma non è per accanirmi su questo libro. La penso la stessa cosa per tutti quei libri dove l'elemento magico è molto preponderante, molto massiccio e impedisce ai personaggi di trovare delle alternative un po' più fisiche, di tirare un po' fuori le unghie. Poi c'è il finale che, nonostante sia abbastanza amaro, l'ho apprezzato molto. O forse proprio per questo. C'è l'elemento MM in questo libro perché i due protagonisti, Nathaniel e Winter, arrivano a provare qualcosa l'uno per l'altro, ma in realtà, a differenza di quello che mi aspettavo, è qualcosa di molto lieve che non ha chissà quale peso all'interno della storia, infatti non lo consiglio necessariamente agli amanti degli MM, ma in generale agli amanti di fantasy di questo tipo che apprezzano questa particolare trama, indipendentemente dalla sessualità dei personaggi. Ho apprezzato molto questa cosa, insomma, che fosse effettivamente un fantasy e non un romance mascherato da fantasy, ecco. E poi c'è un'altra cosa un po' too much che riguarda proprio la scrittura, e l'autrice ripete spesso che Nathaniel ha gli occhi spaiati perché ha gli occhi di colore diverso, uno verde e uno blu. Però
ripetere continuamente questa definizione, occhi spaiati, in maniera ossessiva come in questo libro, per me è veramente troppo. Cioè, ogni tanto lo puoi dire, ma qualche altra volta, per cambiare, si può anche dire semplicemente occhi, perché seppur spaiati sono sempre occhi. Comunque, un libro carino, veloce da leggere, che ha un finale che personalmente ho apprezzato. Non so se leggerò il secondo volume, che è una prosecuzione di questo. Boh, magari più là, vedremo. Poi ho letto Il cameo di Ossidiana di Virginia De Winter, un romanzo rosa, almeno così viene venduto, dai toni molto oscuri e gotici, che potete trovare soltanto in ebook. È ambientato nell'epoca vittoriana e ha per protagonista il giovane Raven, un ragazzo che ha deciso di indagare sulla morte della sorella, anche cercando di capirne di più su un certo Sebastian Fane, l'uomo che la giovane avrebbe dovuto sposare. Da quando si incontrano, però, Raven e Sebastian rimangono subito attratti l'uno dall'altro, così tanto che la cosa sfocia in una vera e propria ossessione. Ho apprezzato molto i dialoghi dei personaggi, molto alla Oscar Wilde, che viene anche citato più volte in diversi modi all'interno del libro. Nonostante questo, si tratta di una storia che mi ha un po' perplesso e che non saprei bene come collocare. Personalmente trovo che sia la parte investigativa sia quella romantica facciano un po' cilecca. I tempi sono molto dilatati, anche se per gran parte del tempo non succede quasi nulla. Insomma, si perde tanto la storia, il che la fa risultare inutilmente lenta e anche un po' noiosa. Poi c'è questa cosa che fa l'autrice tipo sempre, cioè di farti ritrovare in una determinata scena senza sapere come, quando, perché ci sei arrivato, e te lo spiega soltanto dopo. È un espediente che, usato con così tanta costanza e frequenza, non mi è piaciuto per niente. Trovo che confondi troppo le idee. Poi i due si ossessionano l'uno dell'altro troppo velocemente, non ho avvertito una tensione in crescendo ben delineata, come solitamente mi piace e preferisco leggere nelle storie d'amore. È la solita cosa che al primo sguardo si piacciono in maniera speciale. Tra l'altro, tutte le scene prettamente romance non mi sono piaciute, le ho trovate un po' too much e anche un pochino scemotte. E poi dai, quante volte c'è bisogno di sentirsi dire che i personaggi sono snelli e avvenenti? Anche basta a un certo punto. A un certo punto sono così presi l'uno dall'altro in maniera quasi improvvisa che avevo l'impressione di essermi persa dei pezzi. Perché, mi dicevo, si sono parlati poco più di mezza volta, com'è possibile? Per la maggior parte del tempo poi sono ai ferri corti, arrabbiatissimi l'uno con l'altro, in una maniera che ho trovato un po' forzata. Sembravano dei bambini che ogni volta tenevano il muso per motivi per me di poco peso in relazione, cioè rispetto alle loro reazioni. Cioè, sembrava che trovassero sempre un pretesto per incazzare. Quindi, insomma, nonostante non lo reputi un brutto libro, non posso neanche dire che mi abbia soddisfatto. Anche perché, pure dal punto di vista romance, non è che i due concludano così tanto. Tutta l'attesa che ti fanno vivere non viene poi in realtà soddisfatta, i due non si scambiano più di qualche bacio. Mi sono piaciute le scene puramente gotiche, quelle sì. Comunque, come avrete capito, è un libro che mi ha deluso abbastanza, nonostante il prologo lo avessi adorato. Poi ho letto Black Dog Blues di Rice Ford, che è una serie urban fantasy di cui questo è il primo volume. Non sono sicura che gli altri volumi siano disponibili in italiano, comunque il primo volume sì. È ambientato in un mondo davvero strano, come se qualcosa, qui chiamata la fusione, avesse shakerato insieme tutti i paesi e i continenti. Tant'è che si parlano più lingue in uno stesso luogo, c'è proprio una commistione di culture. E ci sono umani ed elfi, questi ultimi divisi in due tipi, Shide e Unshide, che appartengono rispettivamente alla corte dell'alba e alla corte del crepuscolo. Spoiler non spoiler, questi ultimi sono i cattivi sostanzialmente. Il protagonista della storia è Kai, un elfo pare uno Shide, che da ragazzino è stato perso a una partita a carte e quindi è passato ad appartenere a un umano che lo ha allevato come uno stalker, cioè un mercenario che uccide mostri. Kai ha un passato oscuro che verrà rivelato pian piano al lettore, un passato fatto di violenza e orrore.
un giorno viene assunto, i suoi servizi vengono richiesti da un signore dei Shide Rider per una missione che in apparenza sembra facile, ma in realtà procurerà a entrambi non pochi rischi e grane. In maniera abbastanza similare ai Figli della Tempesta, credevo si trattasse di un urban fantasy MM, perché così è pubblicizzato. Però in realtà, leggendo, ti accorgi che è in tutto e per tutto un urban fantasy. C'è un pizzico di elemento MM, ma in realtà non sfocia neanche in chissà quale storia d'amore. Quindi è un libro consigliabile tranquillamente anche a chi si trova fuori dalla cerchia di appassionati di libri MM. L'ho trovato ben scritto e avvincente, anche se non ho proprio amato il world building. È interessante, ma trovo che l'autrice gli dia più spazio che ai personaggi, e di solito io preferisco il contrario. Ma è una cosa mia personale. Inoltre, un'ambientazione di questo tipo molto molto confusa e mescolata non è tanto nelle mie corde. Tuttavia è una storia godibile che si fa leggere e ho adorato il personaggio di Kai. Molto tormentato, ma con anche qualcosa di puro dentro di sé nonostante tutto, onesto, anche se è sempre pronto a puntarti contro una pistola. Poi ho letto Pride di Uno Collettivo, che mi hanno gentilmente omaggiato anche stavolta, di una loro nuova uscita. Si tratta di una raccolta di 6 racconti, mi pare fossero 6, adesso un piccolo dubbio, ambientati al Pride, con personaggi che appartengono in vario modo, personaggi e coppie che appartengono in vario modo alla comunità LGBT. Ogni racconto presenta all'inizio degli hashtag che lo vanno immediatamente a caratterizzare, in modo che chi sta leggendo sappia subito che cosa sta andando a leggere. È una cosa questa che noto piacere agli amanti dei romance di questo tipo, soprattutto romance LGBT, romance MM. Credo quindi che possa piacere questa cosa alla maggior parte dei lettori. Gli autori che hanno partecipato alla raccolta sono diversi, ognuno con un proprio stile. Ogni racconto è scorrevole, immediato, si legge molto velocemente e i racconti sono anche collegati in un certo modo tra loro, perché magari i personaggi che noi vediamo come secondari in un racconto possono divenire protagonisti in quello dopo. L'unica cosa che fa rimanere forse un pochino spiazzate all'inizio è che magari un racconto inizia con una situazione già in atto, tipo un diverbio o una frequentazione, quindi il lettore deve un attimino entrare nell'ottica della situazione. A parte ciò, è un libricino molto carino, godibile, perfetto per il mese del Pride, infatti io l'ho letto molto volentieri a giugno. Ovviamente non solo, va benissimo da leggere anche durante tutto l'anno se cercate qualcosa di leggero ma niente affatto superficiale. Poi ho letto Pianeti lontani di Giacomo Assennato, che mi ha omaggiato gentilmente di una copia digitale del suo nuovo romanzo. Lui è sempre gentilissimo. Si tratta di una storia d'amore tra due ragazze ambientata ai giorni nostri, che vede protagonisti Jordan, che vive in America, e Tommaso, che vive in Italia. I due, sin da ragazzini, da quando hanno scoperto di essere gay, hanno sempre aspettato, cercato una persona speciale che entrasse a far parte delle loro vite. Insomma, hanno sempre cercato l'amore. Per giochi del destino si incontrano, anche se vengono da due realtà molto diverse, soprattutto geograficamente parlando, e non gli ci vuole molto per capire di essere l'uno la persona dell'altro. Si tratta di una storia molto carina, dolce e tenerissima. Vediamo la crescita di questi due ragazzi, il loro scoprirsi, il loro innamorarsi, in uno scorrere di pagine che raccontano una storia d'amore, la loro. Dal momento che è molto classica come storia d'amore, senza troppa sofferenza, che parla di scoperta di sé, di crescita e innamoramento in un modo piuttosto pulito, senza scene spinte, lo considero non solo, ma particolarmente adatto a chi si approccia per la prima volta o per le primissime volte a questo tipo di storie, quindi alle storie d'amore omosessuali, e a chi è particolarmente giovane, perché può immedesimarsi in maniera particolare in Jordan e Tommaso. Una lettura dolce per chi ha bisogno di zucchero e spensierata a sufficienza da risultare romantica a scacciapensieri. Insomma, mi è piaciuto. Non quanto altri libri dell'autore, perché ovviamente avendone letti tanti suoi, ovviamente ho i miei preferiti, però lo consiglio sicuramente a chi piace l'autore e alle persone romantiche.
Nel mese di giugno ho anche letto Il figlio prediletto di Angela Nanetti, ma l'ho già recensito in un video singolo che, se mi ricordo, vi lascio qui, con annessa intervista all'autrice, perciò è veramente una chicca da non perdersi. Poi ho letto Lame spezzate degli autori Alexander Voynov e Elia Witt, uno storico barra romance MM di cui in realtà la parte romance è molto meno presente di quanto mi aspettassi. L'ambientazione è quella della Seconda Guerra Mondiale e abbiamo Armin e Mark, rispettivamente uno tedesco, l'altro americano, due schermidori che si conoscono alle Olimpiadi e passano una notte di passione insieme prima di venire separati dalle circostanze. Dopo qualche anno i due si ritrovano in un castello di prigionia dove Armin è il comandante e Mark un prigioniero, e scoprono che quello che hanno provato nella loro prima e unica notte di passione insieme è rimasto sepolto da qualche parte dentro di loro, senza però morire. È una storia ben scritta che dà più importanza alla parte storica e alle circostanze in cui si ritrovano ad agire i due protagonisti piuttosto che alla parte romantica e alle scene di passione tra i due. Una storia che sicuramente trasmette la tristezza e il gelo della guerra, il senso di disillusione e nostalgia di Armin e Mark, che non hanno mai potuto vivere liberamente la propria vita e la propria sessualità. Personalmente avrei preferito che fosse più approfondita la parte di quando loro due si conoscono alle Olimpiadi, perché così avrei sentito di più l'amore e la passione che mostrano dopo. Comunque, una bella lettura sul genere. Poi ho letto Wolf's Coast di Ornella Calcagnile, un paranormal romance con i licantropi, edito Saga Edizioni, che mi è stato gentilmente omaggiato. La storia parla di Emily, una ragazza che si è appena lasciata con il suo ragazzo, tenuta in poco conto, in poca considerazione dai genitori, che si trasferisce appunto a Wolf's Coast in cerca di bei scatti. Infatti lei ha la passione della fotografia. Qui Emily fa la conoscenza di Ovi, un bel ragazzo molto gentile al quale hanno spezzato il cuore e che porta sulle spalle un segreto che non può rivelare. Emily arriva col trascorrere dei giorni a conoscere meglio non solo Ovi ma anche la comunità di Wolf's Coast, i loro trascorsi e le loro leggende, come il fatto che lì ci siano due comunità, due fazioni in rivalità tra loro. E Emily se ne rende conto anche a causa dell'incontro con un ragazzo che entra in una sorta di rivalità con Ovi per averla. I lupi, i licantropi in questa storia vengono definiti spiriti guerrieri bestia e la leggenda che sta dietro a tutto ciò è molto affascinante. La scrittura del romanzo è molto semplice e diretta, direi anche un po' asciutta, senza troppe descrizioni, in favore dell'evolversi degli eventi e dei dialoghi tra i personaggi. Per questo e anche per il tipo di dialoghi ritengo questa storia apprezzabile maggiormente da un pubblico di adolescenti. Penso che il target sia più o meno quello, anche perché più volte questa storia mi ha ricordato un po' Twilight, al quale credo che l'autrice si sia ispirata, soprattutto per tutta la parte appunto riguardante i licantropi, i nativi americani, le spiagge, le scogliere. L'ho trovata una lettura molto carina, leggera e romantica. Personalmente preferisco storie un po' meno adolescenziali e un po' più descrittive. Comunque c'è da dire che scorre via davvero velocemente, ritengo che sia una buona lettura per gli amanti dei paranormal romance barra young adult. Infine ho letto Avventure e racconti di mare di Erika Vernizzi, una raccolta in self di due racconti di stampo piratesco che mi è stata gentilmente omaggiata dall'autrice. I due racconti sono La signora del Mediterraneo, con protagonista questa nobil donna veneziana che diventa pirata perché è intenzionata a vendicarsi della morte del suo amato, e The Salty Sea Dog, dove il giovane pirata Lee è alla ricerca delle pietre del sole, anche se non è il solo a farlo. Si tratta di racconti fantasy storici ben scritti e avvincenti e che dimostrano una buona documentazione del periodo trattato da parte dell'autrice. Ho notato alcune imperfezioni di scrittura barra editing, non sempre però, diciamo in alcune situazioni, in alcuni momenti, a tratti, e siccome questi sono dei racconti giovanili dell'autrice rivisti e sistemati poi successivamente per la pubblicazione, potrebbe essere per quello. Comunque la ritengo un'ottima lettura per chi ama i pirati.
I volumi sono arricchiti all'interno da disegni realizzati dall'autrice che li ha utilizzati anche per la copertina. Vorrei dare un mio parere senza risultare offensiva, ma soltanto diciamo come consiglio. Se ritengo i disegni inseriti all'interno unici, carini, validi, veramente un arricchimento per la storia, ritengo che invece la copertina non renda giustizia a quella che è, a quello che sono i racconti. Un po' per lo stile di disegno che può ingannare e far pensare a un libro per ragazzi, quando in realtà invece i racconti non lo sono, sono comunque abbastanza maturi, e anche un po' per la grafica stessa della copertina, al di là dei disegni, insomma, ritengo la cover che non renda giustizia a quella che è l'opera. Ecco, questo è un mio parere, chiedo venia, diciamo, è la vena grafica in me che emerge da grafica, perché appunto io ho una formazione da grafica. Concludendo, se vi piacciono i pirati e i racconti di mare, date una possibilità a Erika perché se lo merita. Molto bene, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, ho parlato tantissimo, fatemi sapere se vi ho dato qualche spunto di lettura o quali sono state le vostre letture del mese di giugno, chiacchieriamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per seguirmi e vi rimando al prossimo video. Ciao!